Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Bonus da 80 euro, Renzi a 6 milioni e mezzo di persone, Alfano basta saccheggio, chiudiamo i centri storici, Ucraina, Kiev non ritira le forze militari nel sud-est. Diamo 80 euro al mese a 6 milioni e mezzo di persone, così il Premier Renzi conferma per oggi il varo del decreto legge che porterà aumenti in busta paga per i redditi più bassi. No, non ci saranno nuove tasse per dare il bonus, spiega Renzi. I più avvantaggiati saranno quelli con redditi tra 18 e 25 mila euro. Basta saccheggio, chiudiamo i centri storici. Il monito lanciato dal ministro dell'Interno Alfano dopo gli scontri tra poliziotti e manifestanti durante il corteo di Roma del 12 aprile scorso. Noi siamo da parte delle forze di polizia, è inaccettabile che siano sotto accusa i nostri uomini e le nostre donne in divisa, dice ancora Alfano. Ancora alta la tensione in Ucraina. Kiev non ha ritirato le forze militari nel sud-est del paese nonostante l'accordo raggiunto a Ginevra insieme a Stati Uniti, Russia e UE per risolvere la crisi. Intanto gli attivisti filorussi che da giorni occupano la sede del governo locale di Donetsk non intendono lasciare il palazzo a Slaviansk a scambio di colpi d'arma da fuoco. Si è suicidato uno degli insegnanti sopravvissuto al naufragio del traghetto sudcoreano. L'uomo era il vice preside della scuola alla quale appartenevano i 325 liceali in gita a bordo della nave affondata. L'ultimo bilancio parla di 28 morti accertati, 268 dispersi e 179 le persone tratte in salvo. Il traghetto è affondato vicino a Seul, all'isola di Jindo. Saranno cremati i resti dello scrittore colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel per la letteratura nel 1982, morto nella sua casa di Città del Messico all'età di 87 anni. La cremazione avverrà in privato lunedì prossimo, poi si terrà una cerimonia pubblica al Palazzo delle Belle Arti del Messico. Sole al centro-sud a Pasqua, ma temporali al nord per colpa di una nuova perturbazione atlantica che colpirà Piemonte, Lombardia e Liguria. Più brutto il tempo a Pasquetta, con piogge sempre sulle regioni settentrionali, Marche e nord dell'Umbria. Le temperature non subiranno variazioni. Antonio Conte carica la sua Juventus alla vigilia del match casalingo con il Bologna, che può valere una grossa fetta di tricolore. La vecchia signora, a 5 giornate dalla fine del campionato, comanda con 8 punti di vantaggio sulla Roma. Domani, match fondamentale, dice Conte.